Per alcuni il Giappone è il paese perfetto, la terra dei balocchi e delle avventure, mentre per altri è un paese razzista e maschilista dove ogni giorno almeno metà della popolazione si suicida. E quindi dove sta la verità? La verità è che per quanto Sebastiano, Sasori, Kumiko o Yuriko si trovino bene in Giappone, anche questo paese, come molti altri, ha i suoi lati positivi e quelli negativi. Oggi vogliamo parlarvi dei 10 motivi per cui non vorreste vivere in Giappone. Terremoti. Immaginiamo di essere nel cuore della notte e qualcosa ci strappa dalle braccia di Morfeo. Nel dormiveglia iniziamo a farci venire il dubbio di esserci addormentati sulla lavatrice, ma ben presto ci si rende conto di essere nel bel mezzo del terremoto. La situazione sismica italiana ci è tristemente nota, per cui ben sappiamo cosa voglia dire trovarsi coinvolti in un terremoto, e in Giappone questo avviene anche più spesso. In un anno si hanno buone possibilità di beccarsi almeno un paio di scosse di una certa intensità, senza contare tutte le volte che se ne sentirà parlare al telegiornale o sul web, dove in genere la cosa viene ingigantita a livelli biblici. C'è da dire che se ci si trova in città si è abbastanza sicuri. Certo, una tegola può staccarsi da un tetto anche a Tokyo e piombarti addosso, ma in generale, grazie alle tecniche antisismiche per le quali i giapponesi sono sempre all'avanguardia, la maggior parte delle volte si tratta solo di ballare un po', ma senza che ci scappi il morto. La situazione è del tutto diversa invece nelle campagne, dove purtroppo si registrano sempre vere e proprie tragedie. Vedi il terremoto di Kumamoto nel 2016. Clima. Il clima del Giappone è molto simile a quello della nostra bella Italia, anche se lo scivolare da una all'altra stagione è meno delicato e i picchi sono decisamente più notevoli. Inverni più freddi ed estati più calde, ma soprattutto più umide. Molto più umide! Non andate in Giappone in estate! Certo, nulla di eccessivo, nulla di mortale, se non fosse che poi devi lottare contro l'aria condizionata e perdere, immancabilmente. Eh sì, perché quando è agosto con quei buoni 37 gradi e un tasso di umidità del 70%, se ci tocca uscire puoi prendere, che so, la metropolitana assestata sui 16 gradi per compiacere il re dei polaretti, ci si rende conto che la fine è vicina. In inverno si inverte solamente il tipo di morte, dopo aver attraversato le strade innevate, avvolti in cappotti che ci fanno sembrare l'uomo marshmallow di Ghostbuster, si entra in metropolitana per trovare un clima subequatoriale con tanto di palme cocktail. Differenze culturali. Paese che vai, usanze che trovi. Questo lo diciamo noi in Italia, giusto? E ci arrabbiamo anche molto quando gli stranieri che risiedono nella nostra penisola non rispettano le nostre usanze e tradizioni. Peccato che poi, ad invertire le parti, quando ci si trova in una società che ha una storia, cultura e stili antichi e ben radicati, molto diversi dai costumi italiani, ecco qui casca l'asino. Alcune usanze potranno essere di facile assimilazione, come togliersi le scarpe all'ingresso, altre potranno anche essere apprezzate, per esempio mantenere un religioso silenzio sui mezzi pubblici, mentre altre, bisogna farsene piacere, volenti o nolenti, se si vuole vivere lì. Di per sé la cosa non sarebbe in realtà assai difficile per individui normodotati, ma spesso purtroppo non è così. Da un lato ci si può adattare ed integrarsi facendo proprio per alcuni il soprannome Giappo Minchia, oppure rimanere emarginati tutta la vita, mantenendo la stima da parte del popolo italico, che si trova a 10.000 km di distanza, ma perdendo quella di chi ci circonda. Io non mi piego a usanze stupide, io ho dei valori, capita di leggere sul web. Ecco, questo è l'esempio da non seguire. Inflessibilità. Forse uno dei punti più complessi. Diciamoci la verità, noi italiani siamo dei piccoli geni, abbiamo una grande inventiva, spirito di osservazione e di adattamento, se vogliamo usarlo, estro e capacità di rispondere con grande immaginazione ai problemi e agli imprevisti. Certo, il nostro problema è che tendiamo a vivere sempre in questo stato mentale, inventandoci ogni sorta di carambolesca trovata per portare a termine ciò che dobbiamo fare. Se da un lato questo ci permette di cavarcela durante gli imprevisti in breve tempo e con un tutto sommato buon risultato, dall'altro la nostra refrattarietà per seguire le regole e mantenerci sui binari ci crea rallentamenti inutili e incartamenti nei fattori più banali di routine nella vita quotidiana. I giapponesi, parlando molto genericamente, sono il contrario esatto. Per ogni cosa esiste un codice comportamentale da seguire alla lettera e nel caso questo comunque non risolva l'intoppo, o c'è una prassi apposita oppure si ripete la prassi fino a che le condizioni astrali non tornano favorevoli e tutto rientra nell'ordine previsto delle cose. Il cameriere deve uscire dalle cucine con tre piatti? Se ci riesce, bene. Se non ci riesce, rimane in cucina a tentare e a ritentare di mettere in equilibrio questi tre piatti fino a che non ci riesce. Non importa che intanto la pasta si è freddata o i clienti sono morti di vecchiaia nell'attesa. La regola è di uscire con tre piatti. E con tre piatti il cameriere uscirà. La regola va seguita. Punto. Stile lavorativo. Riallacciandoci al punto appena discusso, va da sé che la famosa frase «In Giappone si fanno tanti straordinari» appare anche meno strana.
Ma spieghiamoci meglio. Se per sbrigare una pratica seguendo la prassi si ha la fortuna e tutto segue pedissequamente le predizioni di chi ha creato questa prassi, si finirà in orario. Ma nel momento in cui, prevedibilmente, accade un qualunque intoppo, allora è la fine. La regola lavorativa non scritta dice che torni a casa quando hai finito quello che avevi da finire. Sotto questo punto di vista, il rintocco della campana indica l'ora in cui da contratto dovresti smettere di lavorare, ma non dà il permesso di mollare tutto come si trova, timbrare il cartellino e tornare beatamente a casa. No! In che modo quindi questo si lega male alla faccenda del ripetiamo il piano A finché non funziona di qui sopra? Prendiamo ad esempio la prenotazione dei posti a sedere sui treni. All'addetto è stato insegnato che deve tenere le mani sul monitor in un dato modo, che deve pigiare con una data velocità, è tutta una ritualistica studiata da chissà chi creduta perfetta, ma la realtà dei fatti che finisce sempre per metterci il triplo del tempo che ci si mette facendosi da soli le prenotazioni alla macchinetta. Se poi ci si ritrova a lavorare per dei giapponesi, non è consentito cambiare le carte in tavola e non importa la nostra capacità di dimostrare che facendo a modo nostro ci si metta meno tempo. Ci sono delle regole e bisogna seguirle nel bene e nel male. Sei e sarai per sempre uno straniero. Sebbene questo possa essere per certi versi un concetto banale e ovvio, è diventato facilmente fraintendibile. In Giappone si è stranieri. Certo, si può studiare, integrarsi, vivere per decenni fino alla morte in Giappone e finire per diventare giapponesi, volenti o nolenti, in tutto se non nel corpo, ma si resta comunque stranieri anche ottenendo la cittadinanza. Ma essere uno straniero non è una cosa brutta. Lo può diventare se la si fa diventare tale, ma di per sé è uno stato di cose che semplicemente è. Si vuole aprire un conto in banca? Essendo stranieri, la banca fatica ad ottenere le informazioni necessarie per concedere l'operazione e quindi potrebbe trovarsi a fare delle richieste diverse da quelle che farebbe ad un giapponese o trovarsi costretta a non poterci accontentare. Razzismo? No, semplicemente un intoppo burocratico. Se ci si impunta col pretendere ogni cosa sempre e subito, allora ciao. Sanità. Breve e conciso. In Giappone la sanità si paga. Tutta. Si possono, anzi si dovrebbero fare delle assicurazioni che coprono un tot, ma comunque è un sistema a pagamento. Che funzioni e sia un buon sistema è un altro paio di maniche, ma un servizio sanitario dovrebbe essere in tutto il mondo un bene a disposizione di chiunque e gratuitamente. Sentirsi in uno zoo. Quando in un luogo pubblico o in un pub qualcuno ci nota, questo qualcuno forse vuole parlarci perché è curioso. Quando capisce che riusciamo a parlare giapponese dicendo cose banalissime tipo sono italiano, ci risponde con esagerato stupore, nemmeno gli avessimo detto che veniamo da Marte. Ecco, in quei momenti ci si può sentire un po' come una bizzarra bestiolina in uno zoo, tutti intenti a guardarci, studiarci, trovandoci buffi e carini. Vabbè, magari non sempre carini, ma quantomeno buffi. Ma non è una cosa che accade solo in Giappone, ovviamente, anche in Italia. Abbiamo visto tutti gente che parlando con uno straniero gli scandiva le parole lentamente, a voce alta, come se questi fosse sordo. Oppure gli parlano come se fosse un bambino piccolo, con tanto di reazioni simili a quando si vede un neonato che riesce a scandire la parola papà. Immutabilità. Il Giappone è una società che è rimasta strutturalmente la stessa per almeno 1000 anni. Solo da un paio di secoli ha aperto le sue porte al mondo intero e ha iniziato ad essere influenzata, prendendo quel che gli piaceva e rigettando quello che almeno gli garbava. Giustissimo, per carità, questo è Giappone e deve piacere in primis ai giapponesi. Tuttavia la scelta è stata per l'immutabilità, per il mantenere le cose come stanno, che se da un lato ha il suo fascino, a volte può creare anche dei problemi se ci si ritrova in una situazione che affonda radici nell'antichità. Facciamo un esempio banale, la religione. In Giappone la religione la si vive in un dato modo e i giapponesi non può fregar di meno se il loro modo di vivere la religione li fa sembrare tutti atei. Che gli altri pensino ciò che vogliono, non cambieranno per questo. Adattarsi è l'unica soluzione. Lontananza. Se ci viene voglia di andare a trovare parenti e amici, ecco, ad andar bene sono 13 ore di volo di distanza, sappiatelo. Questi sono i nostri 10 motivi per cui vivere in Giappone non è così semplice e che ci sentiamo di dover ricordare a chi sta pensando o sognando di tentare l'avventura di vivere in questo bellissimo paese. Ti sembrano banali? Ti sembrano troppo? Credi di riuscire ad adattarti? Scrivicelo nei commenti! E se invece vuoi scoprire i 10 motivi per cui vivere in Giappone è un buon vivere, non perderti il video! Ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.